Eccoci di nuovo qua, amici carissimi. Ho visto di nuovo il video di Marco Togni riguardante mangia di nuovo le cavallette con il sushi. E effettivamente, se già mi ha fatto, diciamo, non è che mi piacciono le cavallette, come già dicevo nel primo video, ma già vedendolo attualmente nel secondo video mi fa denotare, ma perché si mangia sempre le cavallette? Ma perché lo fanno questi YouTuber a mangiare cose che effettivamente Dio non ha mai detto da mangiare? Per carità, ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe, ma mangiare certe cose sinceramente non è che sia proprio il massimo, ovviamente. Ma questo è un commento che faccio al video suo, ovviamente lo rispetto comunque l'autore del video, perché come dicevo nella scorsa puntata, può mangiare di tutto, se va bene a lui può andare bene a tutti, ma questo è un commento mio personale e dico questo: il mangiare una cosa che poi magari fa male anche al fisico, non lo so, mi domando io. Questo infatti mi farebbe piacere infatti capire il perché del mangiare le cavallette, perché effettivamente non è una tradizione, diciamo, occidentale in generale, ma anche in altre culture. È una cultura, non so in quante culture del mondo mangiano le cavallette. Per l'amor del cielo, ognuno può mangiare quello che vuole, però dico, ma siamo sicuri che non fa male allo stomaco? Ma siamo sicuri che non porta ovviamente cose negative? Alla salute parlo, poi per carità, ognuno può mangiare quello che vuole. Il problema, secondo il mio punto di vista, è l'esempio che si fa a mangiare troppe cose che magari se uno lo mangia da quest'altra parte del video, diciamo, chi sta dall'altra parte di chi lo guarda, ovviamente sta nel fatto, dice, ma lo faccio anch'io. E se lo mangio e poi mi sento male, ognuno si prende le sue responsabilità, questo è scontato. Per l'amor del cielo, lo ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma siamo d'accordo e siamo sicuri che tutto ciò non fa bene all'organo umano, cioè a tutto l'uomo, tutto ciò. Sfido voi a mangiare una cosa del genere. Io, come ho detto già l'altra volta, complimenti a lui che se le mangia le cavallette, ma io, il sottoscritto, non le mangio, ovviamente, queste cose. Comunque, faccio un plauso di nuovo a Marco Togni perché riesce comunque, io ho visto tutti e due i filmati, e riesce comunque a stupirmi. In questo caso l'ha fatto col sushi e mangiandolo con il sushi. Sinceramente, se prima poteva essere molto, molto complicato a mangiarlo senza sushi, figuriamoci con il sushi quello che può essere. Magari è più dolce, chi lo sa? Questo ce lo dovrebbe spiegare ovviamente l'autore del video. Ovviamente, io gli faccio i complimenti perché ha un gran coraggio a mangiarlo, ma personalmente non riuscirei nemmeno a toccarlo. Questo è il mio punto di vista. Intanto saluto Marco Togni, saluto tutti voi amici, se volete lasciarci un link, io sarò disponibile nei prossimi video che faremo vedere sulle commenti di questi YouTubers, così vi aggiorno anche di quello che fanno e vi auguro una buona serata a tutti voi. Woo woo woo!